Ma salve a tutti! Ragazzi, ho una confessione da farvi. Ok, sì, ho comprato lo spadone, raga, quello da 20.000 anime, ma non mi piaceva, raga, devo dirvi la verità, mi trovavo male, non è che non mi piaceva, era fighissimo, raga, ma mi trovavo veramente malissimo. E quindi cosa ho fatto? Sono ritornato al martello, alla spada col martello, raga, alla Kirkhammer, perché raga, mi trovo sinceramente meglio, anche se a dirla tutta mi trovavo sempre ancora più meglio con la sega lancia, ragazzi, che forse ritorneremo ad usare, ma non ne sono completamente sicuro. Per ora usiamo la Kirkhammer. Poi dirà tutto, ragazzi, ho anche il fucile lancia. Però, dettagli. Ragazzi, dipende dalle situazioni. Devo ancora trovare la mia arma ideale, diciamo. Non perdiamo altro tempo e andiamo avanti. Bene! Ragazzi, è giunto il momento di andare avanti. E da quanto mi ha detto Morx, la prossima zona è uno spettacolo. Poi sicuramente ci sarà la sclerale, ma questo è tutt'altro paio di maniche. Buongiorno, signori! Allora, qua devo schivare tutti. Salve. No. Vaffanculo, mammeta. Ah! Ma fanculo a mamma tanca lei. Ragazzi, da questa parte, l'altra volta, io ho visto appunto, ecco, questa parte qui, che si può andare. Si può andare come? C'è una piazzetta là sotto. Quindi, ragazzi, io ci proverei a, appunto, andare a esplorare. Scale, scale, ancora scale. Buongiorno, salve anche lei. Che cazzo è quello? Ma boh, ma quanto sei figo? Ehi, stai calmo, stai calmo, eh. Raga, è un cacciatore questo qua. È ufficiale, è un cacciatore, incredibile. Ok, allora uso anch'io un'arma. Adesso come la mettiamo, eh? Perfetto. No, chi è? Ragazzi, c'è qualcuno che mi spara. Ah, è un altro. No, vabbè. Ma che cazzo stai di? È un altro cacciatore, ragazzi. È un altro cacciatore, ragazzi. Porco cane, ma cosa? Ma quanto devi andare a fanculo? Quanto? Ok, ragazzi, penso che quei due non posso affrontarli per adesso, quindi direi che andiamo dall'altra parte. Però vorrei riprendermi almeno le anime, questo è ovvio. Ok, eccolo, non ci sono più le anime, ragazzi, non ci sono più. Ok, lo porto su, ragazzi, almeno lo affronto da solo. Merda. Bam! Ok, forse col martello ho qualche possibilità. No, raga, me lo gira di spada. Mi curo. Bam! Ok, ragazzi, la sto facendo. Con calma. Fuoco! No, 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 mi incazzo. Mi incazzo. Curati. Ok. Yes! E ci muori, stronzo. Cosa mi droppi? Carta del fulmine, buono raga. Posso far diventare invece della spada infuocata la spada col fulmine, bellissimo. Ok, pian piano riesco a ucciderli questi qua ragazzi. Quindi vorrei far fuori anche quell'altro stronzo che c'era prima. Quello con la pistola, se lo trovo. Raga, è impossibile. Vaffanculo. E vabbè però, ma sei un figlio di puttana di quelli potenti. No raga, me ne vado da qua io, perché sto qua mi fa solo perdere vita e tempo. Merda. Posso bussare qua. Però non è sicuro. Bussare con questo. Dai, c'è l'albero! Ah! Ah! No, ragazzi, me ne vado. Me ne vado. Fuggo. Ragazzi, mi sta inseguendo, giuro. Mi sta inseguendo. Aiuto. Vado dentro, non ci farò. Sono sicuro. Tana! Ok, ragazzi, ce l'ho fatta uscire. Fuggo tantissimo. Ma tanto tanto, e vado di qua dove in teoria io devo andare. Per andare nella zona nuova, vediamo un po', ecco qua. Ragazzi, sono emozionato perché qua è tutta roba nuova, quindi aiuto. C'è una grotta. Ok, sto usando ragazzi la lanterna, per quello che ho la luce intorno. Che figo, ma è tutto lapidi qui. Ok. Wow, ragazzi, è un bosco. Ma che bello è! No, vabbè, raga, troppo bello. Però vedo già gente brutta lì che si muove. Allora, raga, qua si parte da zero. Qua dobbiamo iniziare a esplorare tutto. Io vado prima da questa parte, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Buongiorno. Non l'avevo vista. Allora, tu sei uno col fucile. Ci devi subito morire. Oh, che cazzo è?
Porca troia, ragazzi, sono nuovi questi. Sono nuovi. Sono lupi geneticamente modificati. Che cazzo è? Ok, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. C'ho poca vita, ragazzi, c'ho poca vita. Devo stare attentissimo. Raga, mi sono riparato di questo albero perché c'è un tizio che mi sta sparando male. Raga, devo trovare una fiaschetta. No, proiettili, cacchio. No, no, ragazzi, qua ci muoio io, ragazzi. Qua ci muoio tantissimo. Allora, con calma. Affronto prima sto cane qua. Vai. Ok. E ora ammazzo questo. Ok, perfetto. Raga, mi sto cagando sotto. Non ho cure. E raga, c'è anche gente che spara qua. È pieno di gente che spara. Ecco. Ok. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Ah! 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 Matrix mi fa una pippa, ragazzi. Dov'è sto bastardo? Ok, ok, ce n'è uno lì e uno... Ma da dove? Ma figlio di puttana! Ragazzi, iniziamo già male questa prima esperienza in questo nuovo e... Ok, fighissimo posto perché, raga, è figo. Ma iniziamo molto male. Ma non ci credo, dai! Che palle! Ma iniziamo bene sto... Ma fa culo! Ragazzi, siamo all'inferno. La selva oscura, cacchio. E vabbè. Raga, veramente, è la selva oscura questa, porco cane. Cioè, siamo proprio all'inferno. Ecco Dante cosa... Ok. Vedi, puttana, astardo. Ok, calma. Allora, adesso il prossimo a far fuori è quello. Ah! Arrivo, infame. Ma c'è l'albero! Andate a cagare, va. No, dai, che Cristo! Cristo! Vaffanculo, va. Vaffanculo. Con calma. Allora, porca di quella... Raga, sapete qual è il problema? Che non ho cure. È quello il problema principale, porco cane. È quello. Muorici, stronzo. Allora, giù che si ammazzano, mi ammazzano ancora. Bestemmi nella maga antico. Quanti sono qua, raga? Quanti sono? Ma sono troppi, troppi. Allora, con calma. No, vabbè, no, no, no. Dai, go! No, 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 vaffanculo. E beh. Gesù Cristo, ma spacco la casa, spacco tutto. Spacco tutto! Ragazzi, sono un idiota. Perché? Perché sono morto senza recuperare le anime. Quindi le 10.000 anime passa che avevo prima sono andate perse. Bravo, idiota! Sti cani di merda nuovi già mi stanno... Ma basta! Ma quanti mi colpiscono? Sì, ma non posso fare un episodio dove muoio sempre. Dio! Allora, raga, con calma. Porca puttana, ma è possibile che così... Abbiamo superato inferni ben peggiori. E noi ci facciamo inculare da tre deficienti con un fucile? Tra l'altro qua c'è anche un oggetto che non ho preso. Ok, ragazzi, sono rimasti tutti e due con un goccio di vita. Non ho più proiettili. Se muoio, veramente... Guarda. Vai, 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 vai. Bam! E ci morite tutte e due. Quanti proiettili qua, ragazzi. Polvere mi do l'osseo. Sangue denso, sangue denso. Madonna mia, quanti oggetti qua. Ragazzi, ma non ho cure. Cioè, non droppano più fiaschette sti qua. Ma è vergognoso. Ok, raga, l'importante è che ce l'abbiamo fatta finalmente. Allora, ora proseguendo da questa parte nella selva oscura. Cos'è questo? Vedi note. Attento a cecchinaggio. Di mortacci tua. Ragazzi, noi da qua torniamo indietro in teoria. Quindi... Dove devo andare? Forse di là dove c'è quella... Quella rientrata... Sì, mi sa di là. Di qua, raga, di qua. C'è tipo... Una rientranza nella... Nel bosco, ecco, vedete? Sì, è di qua. Porca puttana!
No, 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 no. Sclero, sclero, sclero. Se mi ammazzano sclero, giuro, spacco tutto, giuro. Minchia che spavento. Arriva. Arriva. Ah, porca troia. No, raga, mi one shot se mi becca, ve lo dico. Lo sapevo. Allora, mo non mi devo far ammazzare da sto infame. Sì, vabbè, ma che pistola tarocca c'ho. Boh! E ci muo... No! Ma non ci può, guarda! Non... ma vaffa... Vattene a fanculo, ma vattene proprio a fanculo. Vattene a fanculo, vattene a fanculo. Ma vattene... Ma come cazzo si fa a morire così? Ma come cazzo si fa? Come? Come? Va a cagare. Muorici. Brutto pezzo di merda. Ragazzi, ce l'abbiamo finalmente fatta, porco cane. Un incubo, un incubo. Per fare un cacchio di pezzettino di una foresta, oh. Un pezzettino, un episodio. Ora andiamo avanti. Ho paura. Wow. Ok. Enwick Charnel Lane. Ma che spettacolo. No, raga, sembra di essere in una fiaba. Guarda gli alberi. No, raga, sembra di... Raga, qua c'è il primo falò. Sento delle risate di streghe. E mi preoccupa. Raga, dicevo, qua c'è il primo falò e mi sembra un paesaggio davvero preso spunto dai film di Tim Burton, ragazzi, da Sleepy Hollow. Cazzo, è uguale. Stupendo. Ragazzi, finalmente falò. Dio mio, si è lodato, veramente. Ma davvero. E ragazzi, andiamo nel sogno del cacciatore. Raga, per carità divina, fatemi comprare delle fiaschette perché, cioè, non ne trovo più, raga. Cioè, è una cosa incredibile. Non ce ne sono più. Ne prendo 5, dai. Prendiamo le 5. Mi prendo anche qualche molotov, ragazzi. Prendiamo 2, almeno. Ok, raga, direi che per questo episodio è tutto. Non ho mai sclerato così tanto per un pezzettino. Raga, abbiamo fatto una zonetta. Una zonetta. Maledetta selva oscura.